Hai registrato un account Supervisore 360 e vuoi gestire le caselle dei tuoi clienti? In questo video ti mostro come inviare una richiesta di delega o accettarne una inviata dal titolare di una casella PEC. Dopo aver eseguito l'accesso a supervisore360.aruba.it, clicca nel menu di sinistra su Deleghe, nella sezione PEC e poi su Richiedi delega. Il pannello consente anche di suggerire a un cliente l'acquisto di una posta certificata Aruba, ma poiché in questo video parliamo di un invito a un cliente che già la possiede, assicurati che sia selezionato APEC Aruba, indica nell'indirizzo e clicca Prosegui. Ora scegli i permessi che ti servono per gestire la casella. Il permesso di lettura è obbligatorio. Puoi scegliere inoltre se vuoi poter creare bozze o spostare i messaggi, inviarli per conto del cliente e gestire le impostazioni della casella. Se clicchi la I nella colonna descrizione, hai una breve spiegazione di cosa comporta ciascun permesso. Spunta la casella per l'accettazione delle clausole contrattuali e clicca Invia richiesta. Il sistema a questo punto verificherà che la casella indicata ha i requisiti per essere supervisionata. Se la verifica ha esito positivo, viene inviata la richiesta al titolare della casella PEC. Dopo aver eseguito l'accesso a supervisore360.aruba.it, se ti è arrivata una richiesta di collaborazione da parte di un titolare PEC, ti compare un banner in alto con il pulsante Gestisci. In alternativa puoi cliccare nel menu di sinistra su Deleghe nella sezione PEC. Il pannello ti mostra le eventuali deleghe già attive, revocate e nello stato da accettare. Queste ultime sono quelle inviate dai clienti che vogliono usufruire della tua supervisione. Cliccando due volte sulla riga della delega o il pulsante Gestisci, puoi visualizzare la richiesta del cliente e vedere i permessi da lui proposti. Per accettare la supervisione, ricordati prima di spuntare le clausole contrattuali e poi di cliccare Accetta. Una volta accettata la collaborazione, la casella verrà mostrata nel pannello con lo stato delegato e con accanto un pulsante per accedere.